Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Wiko Rainbow, praticamente lo smartphone dual SIM con il miglior rapporto qualità-prezzo attualmente sul mercato. Andiamo a scoprire perché. Eccoci dunque in compagnia di questo colorato Wiko Rainbow, vi parlo subito di dimensioni e ergonomia d'uso. Allora, è un 5 pollici, ma le cornici sono comunque molto spesse, quindi non è per niente facile utilizzarlo con una mano, saremo costretti quasi sempre a usare le due mani, anche perché non sono molte, anzi praticamente non vi sono implementazioni che vanno ad agevolare l'uso con una mano. Tuttavia il grip al posteriore è buono, dato dalla cover che è opaca e comunque con questa gommatura che rende facile l'impugnatura. Peccato, come ho detto nell'unboxing, che si macchi molto molto facilmente. Parliamo ora un po' di autonomia. Allora, arrivare a sera con questo Rainbow è facile solo se saranno tanti i tempi di standby durante la giornata, perché con l'uso la batteria da 2000 mAh, nonostante il processore poco esoso, non alimentare questo display grande, comunque in HD, richiede parecchia energia, e se lo useremo spesso non supereremo le 2 ore, 2 ore e mezza di display acceso. Col mio uso sono arrivato a prima di cena, purtroppo. Questo dell'ergonomia e dell'autonomia sono forse gli unici due lati un po' negativi di questo Rainbow, che per il resto funziona bene, come andremo a vedere a breve. Apriamo la nostra applicazione di test per il display per farvi vedere come sono i vari colori. Subito vi avvicino alla telecamera le scritte appena si metteranno a fuoco per farvi vedere la definizione, che non è che impedisca di vedere i pixel, ma è comunque buono il display, bisogna andare davvero molto vicino per vedere i pixel. Andiamo a vedere un po' la riproduzione dei colori, alziamo al massimo la luminosità, luminosità massima che è sufficiente per la visibilità alla luce del sole diretta. Il sensore di luminosità funziona bene come reattività, ma diciamo che tende a tenere un pochettino troppo alta la luminosità anche quando siamo al buio completo. Per quanto riguarda i neri sono buoni se visti frontalmente, purtroppo l'angolo di visione non è dei migliori, vedete quanto variano se vado ad inclinare a questa maniera il display, ma comunque nulla di trascendentale dell'uso quotidiano. Diciamo che durante l'uso di tutti i giorni quasi non ci accorgeremo di questa differenza. Anche le foto vengono riprodotte bene, guardate comunque la gamma cromatica come è buona di questo display, soffre solo un pochino nei neri e negli angoli di visione, ma diciamo che per la fascia di prezzo in cui si colloca questo Wiko è davvero un'ottima unità. Parliamo ora di parte telefonica, apriamo il dialer, classica gestione dual SIM, c'è la ricerca rapida, chiamiamo il 119, sentiamo il viva voce. Alziamo il volume. Benvenuto nel servizio clienti TIM, la chiamata è gratuita. Possibilità di registrare la chiamata come Mediatek ci ha abituato, possibilità di effettuare la videochiamata standard grazie alla camera frontale. Il voce non è altissimo, così come non è perfetta la qualità, ma diciamo che sempre rapportato alla fascia, questa qualità generalmente media permette un uso telefonico assolutamente sufficiente. La ricezione invece è davvero ottima, nessun problema su nessuno dei due slot per quanto riguarda la ricezione, che sembrano prendere davvero molto bene, anche superiori a telefoni di fascia decisamente più alta. Parliamo ora di SMS, apriamo il client SMS, scriviamo un nuovo messaggio, andiamo a usare la tastiera Google standard, c'è anche la touchpad come potete vedere qui per l'emissione del testo. Proviamo a scrivere un testo. Allora, la velocità diciamo che si attesta a una velocità media per scrivere i testi. Se andiamo a scrivere un po' velocemente perdiamo qualche spazio, soprattutto non rischiamo di fare errori solo in quel campo, per il resto funziona bene. Diciamo che forse altre tastiere possono dare una reattività migliore, ma forse qui si vede un pochettino il limite della potenza ed è forse uno dei pochi campi in cui si vede questo, perché per il resto la UI la vedrete durante tutta la prova, gira davvero molto fluida e
Molto bene, quindi diciamo una tastiera sul valore medio. Parliamo ora di parte email, parte client mail stock di Android pre-KitKat, scusate, purtroppo, quindi senza pinch out, ma che per il resto funziona davvero molto bene, anche se siamo costretti, come vedete, a fare un po' di movimenti. Facciamo il download completo dell'email e potete vedere quanto sia abbastanza fastidiosa. Speriamo che MediaTek presto aggiorni a KitKat con tutte le migliorie del caso. Usciamo dalla parte email, parliamo di browser web che ce l'abbiamo qui, andiamo ad aprire il nostro sito, andiamo a cercare Android Blog, eccolo qui, ce l'abbiamo tra i preferiti, mi raccomando, inseritelo anche voi. Tempi di caricamento buoni, ottima la ricezione wifi. Ottima anche quella GPS, andiamo a vedere come sia facile spostarsi sul nostro sito. Sì, un minimo di ricaricamento, ma insomma, vista la fascia di questo prodotto, la navigazione web, come comunque questo quad core MediaTek ci ha abituato, funziona davvero bene. Siamo entrati in una news, come vedete, non vi sono problemi. Andiamo ad aspettare che si carichi il gestore dei commenti Discuss. Andiamo a vedere, speriamo non ci faccia aspettare troppo. Ultimamente Discuss ha qualche problemino di velocità. In realtà, come potete vedere, non abbiamo problemi. Si è messo all'inizio la finestra del testo. Allora, qui un po' più di lentezza rispetto ai messaggi, però non abbiamo problemi a seconda del tocco ad andare a metterci dove vogliamo nella parte di testo, nessun problema. Andiamo quindi a tornare indietro, andiamo ad aprire un sito ancora più pesante, andiamo sul Corriere. Eccolo qui, modalità desktop attivabile tramite tasto opzioni, l'andiamo ad attivare, vediamo se si ricarica, se abbiamo fatto in tempo, sì, ce l'ha fatta. Vedete anche qua il tempo di caricamento com'è assolutamente buono, decisamente senza problemi. Adesso però ci vorrà il rendering per tutte le decine di immagini che compongono la home page in formato desktop del Corriere. Però vedete, nonostante il caricamento un po' più lento, come è giusto vista la pagina e vista la potenza del terminale, riusciamo comunque a muoverci senza troppi problemi. Quindi navigazione occasionale, ma anche navigazione un po' più pesante, decisamente promossa per questo Wiko Rainbow. Come potete vedere, non ci sono problemi di sorta. Usciamo dal browser web, parliamo di multimedialità, fotocamera che vede le seguenti impostazioni. Qua possiamo decidere la dimensione della foto, che è 8 megapixel sia in 4 terzi che in 16 noni, come potete vedere. Vedete che non cambia la risoluzione massima. Qua le impostazioni per le foto, qui le scene che, cioè le funzioni particolari sono Cinemagraph per creare un breve filmato e la goma per cancellare elementi indesiderati dalle nostre foto. Qui il flash che può essere impostato con le classiche tre modalità, la camera frontale. Apriamo ora le impostazioni di qua, dove possiamo trovare di nuovo quelle della fotocamera, quelle generali per il reparto audio, scusate, per il reparto video, e quelle dei video, che non permettono di settare la risoluzione, ma la qualità, che corrisponde comunque a un 1080p di qualità massima. Usciamo dalle impostazioni, tentiamo uno scatto rapido con il nostro soggetto. Ecco, vedete, abbastanza veloce la messa a fuoco. Andiamo a vedere lo scatto appena effettuato. Entriamo dalla galleria da qua. Vi faccio vedere come la camera frontale non sia sufficiente come qualità per fare buoni scatti, quindi diciamo da utilizzare principalmente solo per le videochiamate. Per quanto riguarda l'interno, con poca luce abbiamo anche qualche piccolo problema di rumore, vedete soprattutto qui negli angoli. Trovate comunque tutti gli esempi nella pagina della recensione, avete il link in descrizione qui sotto il video ne parleremo più tardi. Per quanto riguarda le condizioni di buona luminosità e la definizione, comunque la foto in generale risulta davvero molto molto buona. Diciamo un 7, ottime le macro. Guardate quanti dettagli è riuscita a catturare. Ecco, per quanto riguarda la parte in notturna, nonostante qui ci fosse un'illuminazione di lampioni stradali abbastanza sufficienti, non siamo riusciti praticamente a
catturare nulla. Io volevo andare ad aumentare un pochino la luminosità, vediamo di entrare nella tendina delle notifiche da qua. Intanto voi potete apprezzare la foto, niente, devo entrarci dalla home, torneremo nella galleria tra poco. Luminosità automatica che andiamo a rimuovere, mettiamo il massimo della luminosità possibile. Torniamo con il multitasking che vi faccio vedere, è quello stock di Android alla galleria. Vediamo se riusciamo a vederci qualcosa in più nonostante i riflessi di questa giornata. Comunque sia, la qualità l'avete vista. Torniamo indietro e andiamo a vedere anche il flash, illumina sì, ma forse non in modo così sufficiente. Questa foto è stata scattata completamente al buio. Comunque andatevi a vedere gli esempi. Torniamo indietro, vi parlo di video, di risultati dei video girati in 1080p. So che ci dovrebbe essere l'autofocus, però non siamo riusciti a utilizzarlo. Non abbiamo trovato impostazioni. Il blog Wico Rainbow che sta Sentite girando anche questo l'audio, video, che è parliamo molto solo di buono. incontro sopra. Ok, vi dicevo, vedete comunque la prova su YouTube. La qualità video tende forse un po' a rosa, ma in generale è molto buona. Non siamo, ripeto, riusciti a usare il fuoco continuo nei video. Quindi, se qualcuno che possiede un Wico Rainbow o Wico stesso ci può dire come mai non mette a fuoco in automatico la telecamera, se c'è qualcosa di nascosto da attivare che non abbiamo scoperto. Un piccolo dubbio sul fatto che durante queste prove di questi giorni sia arrivato un aggiornamento di sistema che ha migliorato un po' la stabilità e la fluidità, ma che non abbia rimosso questa possibilità del fuoco continuo nella telecamera. Non lo so, ci informeremo e aggiorneremo la recensione, magari mettiamo una nota anche qui nel video. Per il resto, dicevo, il video è decisamente buono. Si deve fare semplicemente un tap per mettere a fuoco. Parliamo ora di video di test, cosa legge e cosa non legge. Legge gli MKV senza problemi, guardate come li riproduce bene, sentite anche l'audio. Molto bello l'MKV senza problemi. Passiamo ora a qualcosa di più pesante, il nostro 1080p. Vediamo di beccare, ecco, la parte con i colori. Nessun problema anche per quanto riguarda la parte degli MKV. I DVX vengono riprodotti, non viene riprodotto l'audio in questo caso perché l'audio è in formato AC3 e non tutti i telefoni riproducono questo codec. I MediaTek comunque in generale non lo riproducono. Per il resto, tutto il resto perfettamente riprodotto senza il minimo calo di frame, senza nessun problema. Parliamo ora di parte gaming. Andiamo ad aprire il nostro Real Racing. Guardate anche com'è bella la sfumatura di azzurro per quanto riguarda la schermata iniziale di Real Racing. Non ci sono problemi, ripeto, il display se visto frontalmente è davvero buono. Andiamo a aspettare i tempi di caricamento. Eccoci tornati, scusatemi per il taglio, ma mi dispiaceva non farvi vedere le prestazioni di gaming di questo Wiko Rainbow. Non so perché ha dovuto riscaricare il gioco, probabilmente rimuovendo la micro SD per altri usi. Poi andremo a vedere come funziona la gestione della memoria. Vi rifaccio vedere i tempi di caricamento per non falsare la prova. Sentite anche l'audio, che risulta comunque alto, un po' più alto rispetto alla parte telefonica. Possiamo già vedere qualche microscatto nella presentazione. Tagliamo qui la presentazione. Specchietti attivi, cosa che ho notato anche sugli altri MediaTek. Abbassiamo un attimino il volume, se no non ci sentiamo più. Non capisco perché il gioco utilizzi dettagli massimi su processori che obiettivamente non sono il massimo della potenza. Probabilmente lo stesso processore con i dettagli minimi andrebbe molto meglio per quanto riguarda il gaming 3D, ma partiamo subito per la gara. Arriviamo ancora alla prima curva, anche qui qualche calo di frame abbastanza vistoso. Tanti qua i poligoni da animare. Usciamo
in modo drastico dall'applicazione, nessun ricarico, nessun problema. Quindi parte gaming che ha qualche problema nei titoli più pesanti, come in questo caso a livello di fluidità, ma che comunque risulta sempre giocabile. Parliamo ora di ottimizzazione software, come vi dicevo, nessun problema nell'uso quotidiano, sempre veloce, sempre fluido. Andiamo a vedere come è fatta il drawer, che è quello praticamente stock di Android. Abbiamo poche applicazioni, una guida rapida all'utilizzo del telefono, e un'altra parte di guida qua, è la tastiera di cui vi avevo già parlato, abbiamo un file manager e praticamente nient'altro per quanto riguarda le app preinstallate. Fortunatamente noi potremo mettere tutte le app che vogliamo. Andiamo a vedere ora le impostazioni del telefono organizzate su una sola colonna. Andiamo a vedere subito la versione di Android, purtroppo ancora la 4.2.2, e fino a che MediaTek non aggiornerà i suoi processori, nessuno smartphone equipaggiato con questi processori potrà beneficiare di KitKat. Abbiamo un menu Smart Gesture, alcune molto utili come la risposta portando il telefono all'orecchio o la chiamata sempre portando il telefono all'orecchio. Qua le altre che io non ho attivato perché ritengo abbastanza inutili, e il tutorial che ci dice cosa fare. Ogni tanto qualche piccolo problema di traduzione, come il browser che viene chiamato navigatore, probabilmente l'avrete visto qui nel menu. Torniamo nelle impostazioni, vi faccio vedere lo spazio in memoria disponibile. Spazio in memoria disponibile che non è fondamentale, perché la scheda SD può essere impostata come memoria predefinita per tutti gli usi del telefono, quindi non ci sono problemi. Questo è quello disponibile nella memoria interna di soli 4 GB. Parliamo un po' di altre impostazioni che sono tipiche dei MediaTek, come la accensione e spegnimento programmata, come la possibilità di impostare un profilo audio, ma soprattutto l'ottima gestione di AllSwim, che vi faccio rivedere ma ormai la conosciamo bene. Qui la possibilità di impostare un predefinito, di chiedere sempre ogni ambito della gestione telefonica, sempre eccezionale per quanto riguarda la parte dual SIM MediaTek. Non c'è praticamente altro di personalizzazione, questo sicuramente influenza l'ottima fluidità del telefono. Passiamo ora alla parte musicale. Qui il lettore, c'è la radio FM che funziona solo con le cuffie ma funziona bene, il lettore musicale. Andiamo ad aprire la nostra canzone di test e vediamo come si sente. Allora, anche qui il volume è su valori medi, così come la qualità sonora generale, ma comunque vi ricordo sempre la fascia di appartenenza di questo smartphone, fascia di appartenenza che, concludendo, si attesta a 149 euro. Allora, a questa cifra non esiste, o almeno per ora non è stato ancora prodotto, uno smartphone dual SIM che funzioni così bene, così completo, con sensori di luminosità, LED di notifiche, doppia camera, tasti al di fuori dello schermo, un bel display HD che non è niente male nell'uso di tutti i giorni. Quindi un ottimo dual SIM, un ottimo rapporto qualità prezzo per questo Wiko Rainbow, che qualche difetto ce l'ha. Diciamo che non eccelle in nulla, soprattutto l'autonomia, vado a pensare, non eccelle in nulla, ma fa tutto quello che deve in modo più che soddisfacente. Ottima la navigazione web. Diciamo che i difetti, che sono l'autonomia, qualcosa nella fotocamera da migliorare, qualche traduzione, qualche piccola ottimizzazione, sono assolutamente perdonabili per questa fascia di prezzo, perché a 149 euro di meglio non troverete, ripeto. Per questo Wiko Rainbow direi che è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere il mi piace se secondo voi la recensione è venuta bene, iscrivetevi al canale, e questo è quanto per questa recensione. Quindi adesso concludo, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.